Rete Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Dopo lo spettacolo che avete ascoltato in onda con Gianni Simioli e il maestro Peppino Di Capri, ecco qua che torniamo alle cose più terrene, no? Quelle terra a terra, quelle che si toccano con i piedi, quindi il pallone. Quello è il terreno di gioco, volevo dire. Il terreno di gioco. Andrea Falco. Alzo il microfono subito. Tu giocavi in porta, mi pare. No, tu eri attaccante. Chi è? Alfredo Maiorano, che faceva il portiere quando giocava. Tony Molà, perché ha pure il fisico. Tony Molà ha il fisico. Tony, togliti da questo mixer, vai un attimo a Castel Volturno, allenati un po', perché c'è il rischio che tu possa giocare la partita Napoli-Juventus. Va bene? Sei pronto? Sei carico? Lo faresti? Lo faresti? Di la verità, lo faresti. Così faresti perdere il Napoli, però. Allora, dobbiamo capire bene se questo infortunio di Ospina è qualcosa di serio, oppure se è semplicemente una botta presa così e che tu esci più che altro per non rischiare. E cosa stai facendo con queste cuffie, Andrea? Ecco, ho scelto quella giusta. Benissimo. La caccia al tesoro. Ecco. Ma siamo passati in un nulla dall'avere troppi portieri a non averne proprio. È un bel paradosso, dai, con una partita del genere all'orizzonte. Noi cerchiamo anche di metterci un po' in contatto con la Colombia, dove abbiamo un po' di amici, però a causa fuso orario è un po' difficile farlo adesso, no? Sì, perché adesso stanno dormendo. Io ho provato a contattare qualche amico, ma non mi ha risposto, perché che ore sono adesso? Sono 7 ore di differenza. In meno, essere. Loro sono indietro, sì, rispetto a noi, quindi si stanno. Le 5 del mattino. Sì, stanno dormendo. Come se io chiamassi Andrea Falco alle 5 del mattino. Può darsi che ti trovi sveglio. Come se mi chiamassi alle 9, infatti, meglio alle 5 del mattino che alle 8 e mezza, per esempio. Del mattino. Vabbè, andiamo al telefono, vediamo qual è la soluzione, perché questa opzione mirante, sai, a me non è che dispiace, solo che bisogna capire, come giustamente segnalavi anche tu, il posto in lista c'è? È possibile? Io credo che nel calcio di oggi tu non è che non prendi un calciatore perché non hai il posto in lista, lo fai uscire sto posto in lista. Però le liste le hai consegnate, penso che non le puoi toccare fino a gennaio, non so come funziona. No, perché con gli svincolati è ancora possibile. Con gli svincolati sì, però poi c'è il discorso over italiani, il Napoli non ha potuto mettere più di 23 giocatori in lista, quindi non lo so. Giuseppe, intanto lo salutiamo. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Ciao. Ve l'avevo detto ieri, quello Ospina ieri stanotte zoppicava. Come facciamo a prendere uno svincolato? No, aspetta, Giuseppe. Lo hai detto ieri che zoppicava stanotte Ospina, non ho capito. Zoppicava. Ospina. Cioè, l'hai detto ieri che zoppicava stanotte, cioè l'hai previsto che si facesse. No, l'hanno visto anche negli allenamenti con amici miei che zoppicava Ospina. Comunque è confermato, non è una bugia, non è una fesseria. Comunque, fate voi, vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Buona giornata anche a te, ho capito niente, però va bene uguale. Allora, c'è Idasiak oppure lo svincolato Mirante, altrimenti ci affidiamo a qualche esorcista, scrive Enzo. Beh, immaginate Napoli-Juventus e Leicester-Napoli, attenzione, sono due partite chiave per la stagione. Giocarle. Leicester-Napoli accompagnata poi da tanti altri problemi. E vedremo se ci saranno questi problemi da giocarsi con Marfella titolare e Idasiak in panchina. Io dico che sì, bisogna lanciare i giovani, però non è che dobbiamo mandarli al massacro, piano. No, pensa che sfortuna il buon Contini, per esempio, no? Che non aveva mai avuto la possibilità di giocare. Pronti via, serviva il terzo portiere. Vabbè, comunque io non riesco a vedere altri messaggi perché non ho capito che caso. Tra un po' contattiamo anche un ospite, lo segnalo a Tony. Sì, che già abbiamo provato, già abbiamo fatto, c'è l'ospite, c'è, quindi è un ospite molto importante, parleremo anche di mercato con lui. Però sai che non riesco a tornare indietro con questi messaggi, che si sarà inceppato, secondo me si è inceppato. Gaetano al telefono, buongiorno. Buongiorno. Raffaele, ormai è una maledizione, quando si fa male a Ospina si fa male a Meretti, quando si fa male a Meretti si fa male a Ospina, ormai è una cosa saputa di vecchia data. Soltanto prendere Mirante, cioè il tempo che poi recupera, che si mette negli schemi, comunque un portiere che deve giocare con la palla ai piedi, Mirante non so se è bravo, cioè io non riesco a capire com'è possibile che ogni volta che si contra la Juve succede qualcosa. Per quanto riguarda il mercato, io non sono quelli pro della Ventis, però posso dire che trattenendo tutti,
e mettendoci Anguissa, che ancora non lo sappiamo com'è, perché non lo sappiamo, e Juan Jesus, io credo che comunque il Napoli quest'anno sia competitivo, e con la Juve in questa situazione ci dobbiamo provare, almeno provare a vincere il titolo. Beh, chiaro, almeno provare, sì. Sappiamo che comunque Spalletti è soddisfatto per questa. Grazie Gaetano. Ma intanto, però, se ti ricordi, la cosa che fa un po' ridere è che parlavamo dei sudamericani della Juve. Abbiamo detto: ah, per una volta il Napoli sarà fortunato nell'incrociare la Juve, invece, visto cosa è non successo. Non l'avessimo poi. mai detto. Caspiteria. Riusciamo ad avere un'ultima telefonata prima, sì, di fermarci? Però comunque c'è. Ho ripristinato anche i messaggi. Sentiamone, sì, uno vocale. Vediamo se ce la facciamo. Sì, ce la facciamo, eccolo qua. Buongiorno Raffaele, ciao. Vorrei avere un tuo parere in merito alla questione stadio e biglietti. Volevo sapere come mai, e se per te è giusta, il fatto che il Napoli sposa la politica di mettere il ridotto solo esclusivamente alla tribuna family, che peraltro non ha nemmeno una bella visuale, mentre negli altri stadi, tipo a Roma, ho controllato che c'è addirittura l'under 16 il ridotto, e il ragazzetto comunque può andare a vedere la partita pagando un prezzo ridotto in tutti i settori. Vabbè, è una cosa sulla quale non riusciamo ad avere risposte. No, vogliamo chiedere a un amico, non ce l'abbiamo noi? No, è una telefonata di un ascoltatore, sì, è un altro, poi avremo quella Amedeo, okay. Lo avremo dopo, ma intanto c'è Amedeo. Avevo letto in apertura, telefono, quindi, vabbè. Sì. Allora, Amedeo al telefono. Buongiorno signor Amico. Buongiorno. Vorrei sapere una cosa, perché tutti quanti dicono che Napoli ha trattenuto i calciatori quando non ha avuto nessuna proposta di quale giocatore ha trattenuto se non nessuno Koulibaly, che è interessato? Koulibaly. Ma a un prezzo ridotto, a 30 milioni. 35. No, a 50. 35. 35. A 35 ti compri un giocatore normale, e perciò non l'ha venduto. Quindi, ma appunto, e quindi non è nessun giocatore, non c'è nessun merito nell'aver trattenuto i calciatori, non ha avuto proposte. Allora, se ti vengono a dare se ti vengono a dare 50 milioni per Koulibaly, tu lo devi vendere, e con 50 milioni prendi un'ottima alternativa a Koulibaly. I Napoli, io vorrei sapere un'altra cosa: noi perché ci abbiamo Lozano? Come? Che significa perché ci abbiamo? Perché ci abbiamo Lozano, perché qualche anno fa se ne doveva andare via Insigne, se no è inutile comprare. Sì, però vedo, stringi un attimo il ragionamento, perché siamo in chiusura, sì. Quindi non ho capito dove vuoi andare a parare. No, non voglio prendere niente, voglio dire che cosa vuoi dire? Siamo stati fortunati che non abbiamo avuto. Siamo stati fortunati che non sono arrivate le offerte appropriate di cui parlava De Laurentiis, però. In questa fortuna ci ritroviamo con una squadra competitiva, quindi vogliamo fare pure il processo alla fortuna, capito? Qui a Napoli facciamo pure il processo, però siamo stati fortunati, ho capito, ma almeno godete di questa fortuna, non è che ci dobbiamo pure rammaricare sul fatto che siamo stati fortunati. Fermiamoci subito per un po' di pubblicità e tra pochissimo torniamo con un ospite molto importante. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati, parliamo del, diciamo, il colpo del mercato del Napoli, perché sì, comunque è un colpo aver preso Frank Zambo Anguissa, che è un calciatore veramente bravo. Se trovate il modo di vedere qualche sua partita, vedrete che comunque questo è un ragazzo veramente di altissima qualità, proviene dal Fulham, che era retrocesso in Serie B, perché le stagioni dannate capitano a tutti, è capitata anche al Fulham, che tra l'altro ha un proprietario non ricco, ma di più. Quindi, però le cose migliori nella sua carriera le ha fatte al Marsiglia, Raffaele. No, se c'è, allora sì, lui ha giocato più partite con un allenatore. Esatto, che ne conosciamo bene. Le ha giocate 87 e l'allenatore è Rudy Garcia, che abbiamo al telefono. Addirittura? Eh sì. Buongiorno Rudy. Buongiorno. Che piacere sentirla, mister. Piacere mio, grazie mille. Come stai innanzitutto? Tutto bene? Sto benissimo. Ho il lusso, perché è un lusso nel mio mestiere, è vero,
di avere un po' di tempo per me, per le mie affari e per la mia famiglia soprattutto, cose che di solito non capita. Sì, però lei è ancora giovane, quindi mica ha smesso di allenare, no? Aspetta sempre. No, per niente, ho rifiutato tante proposte in quest'estate, soprattutto quelle molto economiche, diciamo così. Sì. Però che non sono club che possono giocare a Champions League. Ho anche rifiutato un club che la gioca, che è qualificato direttamente per la Champions League. Però il progetto è una cosa che devi sentire, devi avere l'intuizione che dove vai potrai fare qualcosa di bello, come mi è capitato alla Roma, in Italia con la Roma. Infatti, dove è stato dal 2013 al 2016. Però parliamo di André Zambon Ghissà, che sì, lei certo. Ha avuto. E molti tifosi del Napoli sono scettici perché evidentemente non lo conoscono bene. Lei che lo conosce bene, mister, che cosa ci può dire di questo centrocampista camerunense? Prima dovete chiedere a Frank, perché si chiama Frank André Zambon Ghissà, però dovete chiedere a Frank come lui vuole essere chiamato. Mi ricorda il mio arrivo alla Roma, dove ognuno mi diceva: ma come si dice, Garcia o alla francese? Quindi per me è Frank, e Frank è un giocatore, già è un uomo veramente speciale. Prima di tutto puoi andare in guerra con un giocatore del genere. Io ho un rapporto veramente molto stretto, ero al corrente ovviamente delle trattative con il Napoli, delle sue visite mediche prima che firmava. Mi scriveva e io gli ho detto soprattutto che scoprire per lui il campionato italiano è veramente una cosa bellissima, soprattutto al Napoli. Perché per me la rosa è molto forte. Una domanda, Manolas rimane? È rimasto. Ha rinviato questo suo desiderio di tornare nella sua terra a solo 30 anni, come si fa? E ha fatto bene, è ancora giovane. Secondo me può essere un rinforzo molto importante per il Napoli quest'anno, però Frank lo è sicuramente. Soprattutto perché se guardo un po' la rosa al centrocampo del Napoli, uno come Zambon Ghissà non c'è. Perché mister, com'è Zambon Ghissà? Lei dice non c'è uno come lui, perché com'è? Perché già fisicamente è una bestia, è veramente forte fisicamente. Come voi avete perso Bakayoko, che è andato al Milan se non sbaglio. Sì. Veramente mancava un giocatore forte fisicamente, però non è che Frank è solo forte fisicamente, veramente tecnicamente sa fare tutto. Io l'ho lanciato in Serie A francese o Premier Division francese. Sì. Però aveva 20 anni, non aveva fatto il corso diciamo dell'accademia di un club strutturato. Arrivava da Reims, dove c'è il champagne famoso. Però prima era nel suo paese e c'era molto molto lavoro da fare sul piano tattico. Quindi se può, io dopo l'ho seguito ovviamente in Inghilterra, ha trovato la Premier League, che è veramente un campionato interessante, però arriva in un campionato molto tattico e lui secondo me dovrà ancora o migliorare o mostrare a tutti che è migliorato tanto sul piano tattico e sul fatto di fare le scelte giuste. Però sicuro che durante le partite tutti voi a alcuni momenti ci esalteremo veramente. Incredibile le cose che può fare Frank Zambon. Ma quindi lei lo faceva giocare in quale sistema di gioco, mister? 4-3? Noi giocavamo a 3 al centrocampo. Lui può giocare di regista, però non è un regista alla Pirlo che ti fa uscire la pala in un modo fantastico, anche se è in capacità di non sbagliare, questo non è un problema. Però è più da regista, più a due, più nel centrocampo a due. No, ma può giocare anche da solo, però da noi in Francia la chiamiamo Sentinelle. Sentinelle è più quello che vigilia, che protegge la difesa,
che è uno che è un numero 10 arretrato, diciamo. Sì. Però se guardo la rosa vostra, sia Zielinski, Ruiz, Lobotka, Temme, tutti quanti non hanno la potenza fisica di Frank, per questo che mi sembra che è un'ottima scelta. Però lei, non ho capito, a tre lo metteva al centro o come uno dei due interni? A tre con un regista poteva giocare ognuno dei tre posti. Mm. E quando giochiamo a due, a destra, a sinistra, non è un problema. Certo. Per cui, può giocare ogni posto del centrocampo. Secondo lei con Spalletti può colmare questo deficit tattico di cui parlava? Ha già iniziato con me, ovviamente al Marsiglia, sì, perché siamo partiti da lontano, però me lo hanno rubato presto, quindi in Inghilterra è un po' più differente sul fatto che c'è talmente intensità che a volte quando guardate le partite in Premier League non è che c'è tutta questa riflessione tattica, però sicuramente con il vostro campionato, anche se il campionato italiano mi sembra di, quando sono partito sì, è molto molto aperto, molto di più, ci sono tanti gol fatti adesso e quindi c'è un po' meno questa sì, cosa tattica, però io voglio vederlo su questo aspetto. Posso chiederle, mister, un parere su Victor Osimhen, il centravanti del Napoli, che lei ha visto giocare ovviamente in sì, Liga? Sì, può diventare un crack questo ragazzo? Io lo penso, sì, perché è molto, quando sei difensore e che ti prendi Victor Osimhen, veramente sai che non sarà una serata facile per te, perché è sempre in movimento, chiede la palla in profondità, quindi quando sei un centrale sai che devi correre molto e stare molto attento sulla linea del fuorigioco, questo sì, quindi secondo me sì, per questo che dicevo la rosa del Napoli per me è una dei più forti. Quindi è forte al punto da poter lottare pure per lo scudetto secondo lei, visto anche l'equilibrio che si è creato tra le big in Serie A? Sarà un genio chi è capace oggi di dire che in Serie A vincerà. No, però io ho detto lottare, non vincere, mister. No, non lo so, è molto aperto. Il fatto che il regno della Juve si è fermato l'anno scorso, però potrebbe riprendere anche. È sicuro che è talmente aperto che il Napoli ha con la sua rosa ha la sua possibilità. Sarebbe ovviamente piaciuto, mister, competere in una Serie A, immagino, ai tempi della sua Roma, in una Serie A senza padrone come questa, no? Magari avrebbe vinto lo scudetto quella Roma. Sì, che siamo stati veramente vicini il primo anno, però la cosa bella è questo, che ci sono tante squadre forti in Italia con tanti grandi allenatori. Io ho seguito ovviamente il ritorno di quasi tutti, no? Sì, rifaccio l'elenco: Allegri, Sarri, Mourinho, certo, Spalletti, certo, manca solo lei adesso. Sì, tra poco forse torno, vediamo. Lei lo sa che per un periodo girò per il Napoli il suo nome e le dico che le reazioni dei tifosi furono molto positive, reazioni che anche adesso stiamo avendo attraverso i messaggi. Per esempio un amico ci scrive e dice: come mi sta gasando mister Garcia, oppure grande Rudy Garcia, ce lo scrive Gianni da Caserta, grande allenatore, grande uomo, non dimenticheremo mai il suo gesto. Ah, io del ricordo violino, quando si grazie a Gianni, il no violino. No, però ovviamente che l'Italia è nel mio cuore, quindi anche se mi piacerebbe scoprire l'Inghilterra o la Spagna, però ovviamente che l'Italia è una possibilità. Per completare il grande slam, come diceva Mourinho, fare tutti sì, i campionati. Sì, ha ragione, ha ragione. No, se seguirò e seguo ovviamente il campionato della Serie A con molta attenzione quest'anno. Mister, ci auguriamo che lei possa tornare presto, ma non ci saranno problemi vista la sua bravura, e non lo dico io ma lo dicono sia i risultati che l'apprezzamento che riceve anche dai tanti tifosi che non sono stati i suoi, quindi questo vuol dire che uno ha lasciato un grande segno e noi la ringraziamo davvero di cuore di essere stato con noi. Grazie Raffaele, grazie a voi, grazie a voi due, veramente complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. E a presto, spero, io farò quasi sicuramente la Champions League su un canale francese, quindi bene.
spero di venire in Italia a seguire le squadre che purtroppo giocano. Purtroppo non verrà a Napoli, perché il Napoli non è arrivato per mezz'ora. Sì, perché ha sbagliato una partita. L'ultima partita, quasi secondo tempo, per 45 minuti infatti, non è già per lì. Infatti. Di nuovo grazie mister. Grazie a voi, grazie, buona trasmissione. Grazie a Rudy García, grande intervista. Che bella persona. Sì, e poi un allenatore che a me piace molto, che come già detto in passato, credo abbia avuto una tempesta di critiche ai tempi di Roma, ingiustificate veramente. Quello che fece lui raccogliendo le macerie di Zeman, no? Di una Roma che non esisteva, portandola al record di vittorie consecutive all'epoca e poi al secondo posto, fu qualcosa di grandioso, paragonabile a quello che ha fatto Sarri a Napoli più o meno. Dobbiamo fermarci per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo torniamo in diretta con nuovi ospiti, con la vostra partecipazione allo 081 636 363. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, c'è questo amico che dice: Raffaele, Andrea, non riesco ad ascoltarvi in streaming, abbiamo qualche problema per caso? Non lo so, ma adesso chiederò. Indubbiamente bisogna dire grazie a García, perché ci ha rilasciato un'intervista davvero meravigliosa e ha confermato di essere non solo l'allenatore big, ma il grande uomo che abbiamo apprezzato. E poi ce li prendiamo volentieri, i complimenti per la trasmissione, certo, che ci ha fatto. È vero, e li ha detti in maniera convinta, altrimenti non l'avrebbe detto. Complimenti, allora, che noi facciamo invece per la disponibilità, esatto, al nostro prossimo ospite, che torna ai nostri microfoni per successivi sviluppi della vicenda biglietti Napoli-Juventus. Abbiamo al telefono il responsabile dell'area sport di Ticket One, Amedeo Bardelli. Ciao Amedeo, ben ritrovato. Ciao a tutti, buona giornata. Amedeo, grazie innanzitutto perché ieri ci hai dato praticamente in diretta la notizia che la vendita era stata bloccata e adesso invece è stata sbloccata, no Amedeo? Ci puoi dire perché è stata sbloccata? Guarda, molto, anche qui è arrivato un comunicato da parte dell'osservatorio al Napoli, sì, e dove si poteva procedere alla vendita con le Fidelity Card degli abbonamenti scusatemi, sto cercando un attimo. Sì, riservata a tutti, scusate, i possessori della Fidelity Card, questa la vendita, esatto, dei biglietti. Dicevo, ci sarà una prima fase di vendita dove gli ex abbonati con il codice della loro Fidelity Card, sì, dove era legato l'abbonamento, potranno acquistare in priorità un biglietto. Okay. Invece in una seconda fase sarà aperta a tutti coloro che hanno una Fidelity Card e potranno acquistare due biglietti. Quando dici a tutti coloro, tutti che hanno una Fidelity Card, sì, ma anche, certo, i tifosi della Juve? No, solamente la Fidelity Card del Napoli. Ah, del Quindi Napoli. Sostanzialmente, okay, questa vendita è riservata esclusivamente ai tifosi del Napoli, mentre viene bloccato totalmente il settore ospiti. Perfetto, quindi questo era il motivo per il quale l'osservatorio ieri decise di far rinviare l'inizio della vendita dei biglietti, perché come era ideata e congegnata, la vendita era aperta anche ai tifosi della Juve. Esatto, questo... un tifoso della Juventus poteva tranquillamente acquistare un biglietto e accedere all'evento con un home ticketing o con un biglietto normale. Ma nel settore invece ospiti, così, solo nel settore ospiti, poteva andare dove voleva? No, poteva andare in tutto lo stadio. Ah, bene, quindi bene. Chiaramente la vendita è aperta, cioè sì, tu vai a uno spettacolo, compri un biglietto indipendentemente, certo, dalla fede calcistica che hai, no? Certo. Nel momento stesso che l'osservatorio decide una restrizione, ed è quella appunto di riservare la vendita esclusivamente ai possessori di Fidelity Card, saranno solo quelli che potranno accedere alla vendita, quindi tutti i tifosi del Napoli, Fidelity Card del Napoli. Sì. Io posso farti una domanda, Amedeo? Ovviamente non ti chiedo di dare un giudizio, nel senso che c'è il libero mercato e ognuno è libero di fare quello che vuole con i costi dei biglietti, ovviamente, però poiché c'è stata un po' di polemica tra alcuni tifosi, tu che hai il polso della situazione, quindi guardando anche agli altri impianti,
reputi comunque, come dire, in linea con gli altri i prezzi scelti dal Napoli per questa partita, considerando ovviamente l'importanza e la vetrina della partita? Una partita di questo tipo è in linea con le partite di questo tipo su altri impianti. Possono essere 5 euro in più, 3 euro in meno, cioè non, però diciamo che si attesta a questo livello. Il Napoli quest'anno con la metà della capienza ha sicuramente questa è una delle partite clou che gioca, quindi per lei, per il Napoli è il top, diciamo, no? Certo. Quindi è come se fosse un Inter-Juventus, un Milan-Juve, e quindi chiaramente i prezzi si adeguano poi a questo. Poi ci sono chiaramente altri prezzi per partite che hanno un valore minore, ma poi rendiamoci conto che i prezzi le fa il mercato, quindi non è che piovono così. Sì. Amedeo, per chiudere, quindi tu prevedi che, chiaro non lo puoi sapere, ma immaginando l'importanza della gara, credo i 27.000 biglietti disponibili per lo stadio Maradona saranno venduti tutti? Secondo la pressione che abbiamo visto ieri sul nostro sito, prima della vendita la gente va, si informa, vede, cerca un attimo di capire, si prepara, quindi diciamo che abbiamo avuto tantissime connessioni, quindi certo, suppongo che ci sarà una fortissima richiesta. Io conterei di esaurire a metà della prossima settimana. Va bene. Però è una mia previsione ottimistica, sì, perché certo, è chiaro che le previsioni sono previsioni. Sono sempre molto ottimista. Le previsioni sono previsioni, le notizie sono un'altra cosa. Esatto, esatto. Amedeo, ti ringrazio come sempre, ti auguro buona grazie giornata. Grazie a voi. Arrivederci. A presto, risentirci. Ad Amedeo Bardelli, responsabile sport di Ticket One. Sentiamo un messaggio vocale intanto. Ragazzi, un'idea, buongiorno. Buongiorno. Ma se Ospina si è fatto male, perché non lascia la nazionale e torna qua, magari fa un po' di riabilitazione, se magari riesce a recuperare potremmo schierarlo contro la Juve, diciamo. Usare questo piccolo infortunio come motivazione per farlo tornare qui a Napoli. Allora, se la motivazione è l'infortunio, quando torni qui non puoi giocare neanche qui, se no ricevi una sanzione, un'ammenda. Se ti sei fatto male, ti sei fatto male, basta. Ma invece a quanto pare non si è fatto tanto male e potrebbe essere in porta anche nella prossima gara. Cosa che non ci fa estremamente contenti, ma comunque almeno vorrebbe dire che il giocatore, certo, è in condizioni di giocare. 081-636-363, lo ricordo, il numero per intervenire al telefono. Nel frattempo continuiamo ad ascoltare, sì, qualche messaggio. Ecco. Ascolta, io volevo sapere, io sono in attesa per i biglietti Napoli-Juve, ma io non ho la Fidelity Card, ma sono un tifoso da 50 anni del Napoli. Dico, mica ci sono problemi se vado in una ticchetteria a prendere i biglietti, devo avere per forza questa Fidelity Card? Grazie, sì. Raffaele. Sì, come ha detto Amedeo Bardelli, sì. Scusami, se dice solo i possessori della... Però penso per un periodo iniziale, capito? Una prelazione iniziale dedicata a chi ha la Fidelity Card e agli ex abbonati. No, scusami, Andrea, perché se io sono un tifoso della Juve e non ho la Fidelity Card e vado a comprarmi il biglietto, quello me lo danno e basta. Serve la Fidelity Card. Bisogna farla. Io penso che ce l'abbiano in tanti, questa Fidelity Card, quindi non solo gli abbonati. Vai ancora con i messaggi vocali. Ecco. Buongiorno, ciao Raffaele, ciao Andrea, chiedo scusa, ma da come ho capito, come ha parlato il gestore Ticket, io che non ho la Fidelity Card, non posso acquistare il biglietto? No, guarda, io leggo proprio il comunicato del Napoli. La partenza della vendita è programmata per oggi alle ore 14. Fino a domenica 5 settembre, quindi fino a dopodomani, alle 23.59, per i possessori di voucher, quindi diciamo i vecchi abbonati che hanno ricevuto il voucher per non aver potuto assistere alle partite nel corso della pandemia. Invece da lunedì 6 settembre alle ore 10
La vendita è riservata a tutti i possessori della Fidelity Card, fino ad una determinazione definitiva da parte dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive. Il Napoli aggiunge: pur non avendo alcuna responsabilità per quanto sta accadendo, il Napoli si scusa per il disagio con però, i propri però dice fino a una definitiva disposizione del... Ho capito, però se l'osservatorio non dà questa determinazione definitiva ulteriore, o se nel frattempo i biglietti finiscono, esatto, a quel punto non c'è niente da fare. Esattamente, non c'è niente da fare. Quindi speriate nell'osservatorio se non avete la Fidelity Card, oppure fatela. Nicola al telefono, buongiorno. Ciao Raffaele, comunicazione di servizio. Vai. 12.01 sul sito del Ticket One, biglietti esauriti. Da alle 12 si iniziava, alle 12.01 c'erano finiti i biglietti. Ma si inizia alle 14, quale 12? No, alle 12, alle 12. Ma l'ho letto. Comunque sul sito del Napoli, alle ore 14. Invece sul sito... Comunque 12.01 già i biglietti esauriti. Allora Nicola, ricomincia dalle ore 14. Perché a quest'ora non è ancora in vendita nessun biglietto, quindi di che parliamo, dai? Dobbiamo andare avanti da altri amici? Sì, come noi, voglio. Abbiamo tu, a bizzeffe, okay. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Ma è possibile mai che stanno agendo così ignoranza? Ma l'ha detto chiaro e tondo, senza Fidelity Card, ovvero una sorta di tessera del tifoso, esatto, che all'epoca mi disse, ma non si può comprare il biglietto, punto. Ma non è che facci sempre stessi domande. Scusa Raffaele, scusa Andrea, un bacio da Benito. Grazie Benito. Il discorso è che poiché non è stato organizzato come fare precisamente con la mescolanza tifosi Juve e tifosi Napoli, certo, se ci sarà un settore ospiti oppure no, nel frattempo bisogna assicurarsi che chi acquista, Bardelli, esatto, non chiuso, c'è il settore ospiti. Quindi chi acquista il biglietto deve essere un tifoso del Napoli, esatto, come puoi dimostrarlo solo con questa Fidelity Card sostanzialmente. Esatto, andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno, salve. Buongiorno. Volevo ritornare sul discorso Suarez. Non si è saputo più niente. È la solita situazione juventina o cosa? E per finire, Raffaele è stato così chiaro, è inutile mandare mille messaggi. Senza Fidelity Card nessuno può andare allo stadio. Esatto, quindi, ma non è che l'ho detto io, lo ha detto prima Bardelli e poi lo abbiamo letto direttamente sul sito del Napoli, fino ad una ulteriore ed eventuale determinazione da parte dell'osservatorio, per cui fino a quel momento solo Fidelity Card. Ciao Raffaele. Ciao. Raffaele, è un aneddoto scherzoso, ogni tanto srammatizziamo un po'. Come no, giusto. Ma Spalletti, che la bella capa, bella lucida lucida, ma che ci mette? La pomata di scarpanga. Ciao Raffaele. Ride anche Tony Mola. È vero, mi sono sempre chiesto come faccio a essere così lucido. È una questione epidermica. Vai col messaggio. Buongiorno, sono un esperto di calciomercato. Vorrei rispondere a alcuni messaggi che mi sono arrivati. Vai. Allora, per quanto riguarda Camarà, vorrei dire che questa è una trattativa mai nata, quindi chi l'ha data è infondata. Per quanto riguarda Anguissà, mi arrivano spifferi da Castelvolturno e dalla sua entourage, che sono dei miei fraterni amici, che non arriverà mai a Napoli quando è fuori portata sia... Vabbè, ok, non lo so che dove vuole arrivare, però sinceramente abbiamo ascoltato fin troppo. Penso di sì, però dobbiamo fermarci adesso anche perché poi abbiamo... Sentiamo un altro messaggio, così ci rifacciamo di quest'ultimo. Buongiorno a tutti, sono Francesco, innanzitutto forza Napoli. Vai Francesco. E se il buongiorno si vede dal mattino, quest'anno ci divertiamo. Poi volevo dire, io ho la Fidelity della Conad, ma buono stesso, abbraccio a tutti e forza Napoli. Dipende, ci se, puoi una provare, ci puoi se è una Conad azzurra o bianconera, va bene, dai, fermiamoci e poi abbiamo un appuntamento telefonico da qui a breve con un ospite, quindi restate con noi. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo ancora in diretta, leggo qualche messaggio, come per esempio complimenti per l'intervento di Rudy Garcia, fate sempre la differenza, siete dei grandi professionisti, ci scrive Vincenzo. Grazie. Da Crispano.
Però, sai, quando si parla di Napoli-Juve ti viene sempre in mente un nome, ma questo nome lo potresti mettere per tutte le partite d'Europa. È vero, però Napoli-Juve in particolar modo è una partita che ci fa sì. pensare a Luciano Moggi. Luciano Moggi, buongiorno Luciano Moggi. Che carini però. Perché sei stato in tutte e due squadre, scusami Luciano, è normale? Sì, no, per carità... L'hai pure buttata fuori ai quarti perché, di finale di Coppa UEFA. Mi fa piacere perché Raffaele. Perché a Napoli ci c'è stato un momento di vittoria, è stato quando c'ero io. E questo è la verità, importante. Ragazzi, noi non possiamo negarla questa cosa. Infatti, dicono questo. Io sono legato, sono affezionato al Napoli. Sono affezionato al Napoli, poi. Fatto stesso che ci abito di morte. Infatti ti conosco da tanti anni, Luciano, vuoi che non sappia il tuo attaccamento alla realtà Napoli in generale, figura, quando hai potuto dare la mano hai sempre data, pur quando certo, non eri nel Napoli. Certo, se abbiamo vinto un trofeo europeo è perché c'era Luciano Moggi, ragazzi, noi dobbiamo essere onesti. Poi se qualcuno vuole essere ottenebrato dal fatto che lui è andato alla Juve, ha vinto tanto con la Juve, questo è un altro discorso, però noi non possiamo negare quello che Luciano Moggi ha fatto col Napoli. Il professionista va dove praticamente poi tutto il discorso è come quando parlano degli allenatori, questo è stato da una parte, non può andare dall'altra, no? Il professionista certo. Che va dovunque, per esempio un esempio tipico è Conte, tanto biasimato che poi infatti, invece hanno all'Inter, ma esatto. Io non lo biasimo affatto, anche perché lui sta facendo un lavoro per cui il problema lo porta da una parte e dall'altra. È così. Luciano, ma tu che sei amico di Andrea Agnelli, non pensi che abbia gestito maluccio la Juve negli ultimi anni? Questo è vero o no? Perché hanno dovuto. Io non mi ricordo che con te la Juve ha mai ricapitalizzato un euro, addirittura 400 milioni. Poi. No, addirittura davamo praticamente agli azionisti durante l'assemblea poca roba, ma insomma erano dei dividendi positivi perché il bilancio era sempre attivo. Ma anche perché noi lavoravamo vendendo giocatori parecchio e comprandone poco, insomma cercavamo allora vedi Raffaele, abitudini del Napoli e questo l'ho fatto anche nel Napoli, se vi ricordate, bisogna guardare il napoletano vede in prospettiva il futuro prima degli altri, e io ho abituato a Napoli, ho cercato di vedere il futuro prima sì, degli altri sì. E questo qui mi ha sempre portato fortuna perché ho comprato giocatori importanti, ho venduto a molto altri giocatori, quindi tutto un insieme di cose che sostanzialmente poi hanno portato anche le vittorie. Sono contento per Napoli, mi auguro che Napoli faccia un gran campionato praticamente perché c'ha le possibilità anche di farlo quest'anno, perché io credo che le squadre principali, quelle che dettavano una volta legge, adesso sono un po'. Ecco, a questo proposito, andando via Ronaldo, pensi che la Juve abbia perso qualcosa e quindi l'equilibrio lì in alto sia ancora più chiaro? Ma sì, sicuro. Quando tu, per esempio, io, siccome è un'esperienza che ho fatto con Maradona, no? Conoscendo gli spogliatoi, praticamente mi mettevo, diciamo, a riflettere sulle cose che portavano poi i giocatori ad andare in campo e a avere fiducia massima nel capobranco, nella fattispecie era Maradona, qui era Ronaldo, a parte che tra Maradona e Ronaldo c'è un abisso come qualità, quindi non Maradona poteva decidere anche le partite da solo, Ronaldo non le poteva decidere e aveva bisogno di una squadra. La squadra non è stata fatta, il centrocampo non è mai, diciamo, stato un centrocampo che ha attizzato il reparto attaccante nel modo migliore, e i risultati praticamente si sono visti. Adesso, senza questo, che nello spogliatoio dava qualche cosa in più come immagine, come tranquillità per chi andava in campo, per gli uomini specialmente, giusto, credo che la Juventus abbia perso un bel perché tempo. Non è solo perdere il giocatore Ronaldo, che già no, è tanta roba, ma anche quello che toglie agli altri, no? Che si sentivano sicuri di giocare con Ronaldo, anzi soprattutto è quello che toglie agli altri. È vero. Invece il Napoli con Spalletti, questo allenatore sta dando un po' l'impressione, almeno a me direttore, di essere un po' l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto, cioè come se Spalletti si stia sposando molto bene con Spalletti è un buon allenatore, una persona seria,
Italia, quindi se la squadra lo segue sicuramente il Napoli farà un bel campionato, su questo non ho dubbi. Ti piace la rosa del Napoli, Luciano? Sì, la panchina che lascia un po' a desiderare rispetto a quelli che vanno in campo, però quelli che scendono in campo è una buona squadra, anzi direi una squadra che può competere sicuramente per la qualificazione. Allora, se mi dici chi è il favorito, ti dico l'Inter. Sì, mi sono d'accordo con te. Se mi dici chi praticamente può qualificarsi in Champions, ti dico il Napoli. Sì. Perché adesso gli equilibri sono mutati. L'Inter ha cambiato praticamente identità, cioè non c'è più il motivatore Conte e non c'è più la squadra che gioca di rimessa, a parte e attacca, però hanno saputo modificare nell'essere un qualcosa difficile da modificare, perché in questo momento praticamente la squadra è diciamo modificata nell'assetto, perché prima aveva Chimi e Lukaku che giocavano di rimessa ripartita, sì. Adesso invece ha preso Correa, ha preso il nuovo allenatore, ecco, ha fatto il ragionamento sull'allenatore prima, questo Correa. È importante, ha fatto il ragionamento Correa. Un allenatore che Correa, è abituato ad attaccare, sì. Perché la Lazio effettivamente c'è uno dei migliori reparti di centrocampo, su questo non si discute. E allora hanno ragionato su questa cosa qua e hanno modificato nell'essere una squadra da gioco di rimessa a gioco d'attacco, sì. E devo dire che hanno azzeccato, quindi per me la favorita può essere l'Inter, sicuramente non si dice mai, però il Napoli ma la stessa Lazio, ci sono 7 squadre tutte a buon livello, Luciano, le 2 milanesi, le 2 romane, il Napoli, la Juve l'Atalanta, sono 6. L'Atalanta io mi fermerei un attimo, poi vediamo, perché i miracoli non vengono fuori tutti gli anni. Questo pure è vero. Per chiudere, Luciano, una considerazione, perché adesso si è infortunato Ospina in nazionale, pare non sia una cosa seria, però questa volontà da parte dei club, che pare stia venendo a galla, di chiedere alla Federcalcio un dividendo nazionale, cioè in pratica le squadre vorrebbero ricevere una parte degli introiti che la FIGC riesce a recuperare attraverso le partite della nazionale dove giocano i calciatori dei singoli club. Io non credo che sia una proposta sballata, Luciano. No, che sballata, prestano giocatori, è giusta, ma questo è un fatto che viene, che è atipico. Adesso può sembrare una cosa improvvisa, ma è da tempo che viene richiesto questa cosa qui, una certa sicurezza, anche perché quando si infortunano i giocatori praticamente c'è un'assicurazione, ma c'è anche il motivo per cui si infortunano, che giocano per la nazionale, quindi avere un qualcosa su quelle partite lì penso che è il minimo, però sarà difficile. Eh beh, certo che sarà difficile, lo so. Il problema è atavico, si prospetta da diverso tempo e non è mai stato risolto, anche perché i soldi circolano poco, poi in questo periodo di Covid penso che gli incassi sono relativi, per cui però l'attenzione a una cosa del genere è un'attenzione giusta da parte delle società. Certo. Luciano, per chiudere, dove vedrai Napoli-Juventus? Nessun club specifico, né Napoli, né Juve, sono no? Fuori adesso, sono fuori, rientro. No, io a dire la verità lo vedo in televisione. In televisione. Questa partita qui, perché sono in Francia in quel periodo, per cui il problema di fondo, la vedrei volentieri, ma me la vedo in televisione, forse la vedo anche meglio. Sicuro. E guarda, ti devo dire che in quel contesto lì chi vince per me vince, è benvenuto, perché io non posso fare il tifo contro il Napoli, né posso fare il tifo contro la Juventus, quindi che vinca il migliore, che oggi non mi pare ci sia tanta differenza, no, il migliore mi pare non ci sia adesso, no, pure. Io penso che il migliore potrebbe essere il Napoli, meglio ancora allora. Luciano, grazie sempre, buona giornata e a presto, risentirci. Grazie. Grazie al direttore Luciano Moggi. Scrive Ottavio 70. Ho visto Bologna-Napoli prima giornata di campionato primavera e questo Idasiak promette bene. Spero che però Ospina non sia nulla di grave. Comunque è vero, Idasiak è un buon portiere, ragazzino.
stiamo parlando veramente di uno che è appena maggiorenne. Però io ti dico un'altra cosa, visto che tu hai seguito questa partita, Ottavio, che cosa mi dici dell'attaccante centrale del Bologna, un certo Ciro Raimondo? No, Ciro, non so se si chiami Ciro, ma è fortissimo, veramente questo ragazzo è molto molto forte. Allora, diamo qualche minuto ancora, sentiamo qualche altro messaggio, vai. Buongiorno, Pipe. Ciao, socio. Pipe de oro, e meglio chi l'ha, capisci a me? Camba fatto mazza tante per la Radio Marte, pizzici tu, a ce favore partite cade le cronache per auri, pipe, pipe, auri. Questo me lo conservo. Sosso d'Azzano, me lo conservo. Sky, da zone. Dateci carta bianca a Raffaele Auriemma per vedere le sue telecroniche in diretta, si gonfia la rete, salite tutti sulla giostra e quest'anno vinceremo il tricolore. Grande, Pipe. Ma lo devo portare in qualche trasmissione. Socio è pronto per Sanremo, sia nel ruolo di Amadeus a condurre che poi come cantante in gara. Pronto per tutto, socio, ma davvero, è davvero in gamba, mi piace tanto la sua ironia che è contagiosa. Allora vediamo qualche altro messaggio proprio per chiudere. Aspetta che verne qualcuno di quelli che ci hanno mandato prima, se no dico, poi ci fate scavalcare. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno. Raffaele, una solo tanto per capire, sì. Io vorrei sapere come ha fatto il Milan quest'anno a fare una campagna acquisti faraonica, se così la possiamo chiamare. Una squadra che fino a 3 anni fa là non si sapeva se falliva oppure no, fu acquistata da un cinese, diciamo Pezzotto. Quest'anno ha perso Donnarumma e Çalhanoğlu a zero. Dopo un solo anno che si è qualificata per la Champions, ha speso tutti questi soldi per la campagna acquisti. Come si può fare? Come si fa? Tanto per capire. Non lo so neanche io, ci dovrebbe essere questo fair play finanziario, ma sappiamo benissimo che è stato eluso a pie pari praticamente da tutti, quindi... Allora, arriva il report da Castelvolturno, nessuna specifica, cioè mentre Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo, nessuna specifica su Ghoulam, Mertens e anche Politano, quindi a questo punto è ragionevole pensare che si siano allenati, regolarmente con il gruppo. Ricordiamo che ci saranno 2 giorni di riposo concessi da Spalletti e poi l'amichevole con il Benevento lunedì alle ore 21. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Una domanda, sono Vincenzo, ma per quanto riguarda i nazionali che vengono dall'estero, non devono rispettare il protocollo Covid? Quindi sì, Napoli, Juve, molti giocatori non dovrebbero giocare. Quindi Ospina, infortunato o non infortunato, proprio perché viene da fuori, non dovrebbe giocare, come Quadrato, come tanti altri giocatori, sia della Juve che del Napoli, giusto? Sì, e infatti è il condizionale che poi cambia tutte le cose. Io finora non ho letto da nessuna parte che in Italia questi calciatori devono fare la quarantena. Credo che ci sia una bolla ristretta, per cui facendo casa campo, campo casa, loro possono partecipare regolarmente alle partite. Un po' diverso potrebbe essere in Inghilterra, questo è un tema che proveremo ad approfondire lunedì, no? In ottica Leicester, perché è un giallo. È vero. Dai, salutiamo. Salutiamo perché siamo giunti in chiusura di una scoppiettante settimana e poi ci ritroveremo lunedì in quella che ci porterà verso Napoli-Juve. Grazie a Tony Molò, alla parte tecnica, alla redazione, al capo ufficio stampa, Paola di Genova, grazie Raffaele Auriemma. E ci sono addirittura 2 di loro, adesso, cioè, sia Sarnataro che Gifuni, che tra un po' entreranno in scena e vi completeranno il quadro sportivo di questa settimana. Poi domani tornerà come tutti sabato Peppe Iannicelli. Intanto vi ringrazio, saluto e ringrazio anche Tony Molà. Noi ci risentiamo lunedì alle 12. Ciao. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.